Bolognesi Mirko, segretario provinciale della UIM di Rovigo. Oggi siamo qui a manifestare, come in tutta Italia, perché la transizione ecologica sta creando difficoltà per il settore. Abbiamo già 70.000 posti di lavoro a rischio e l'industria metalmeccanica rischia di fare quello che è successo al tessile, cioè pian pianino essere esternalizzata e quindi portata all'estero. Siamo qui appunto di fronte alla zona industriale vicino all'autostrada e abbiamo alcune aziende già in difficoltà, per cui noi oggi manifestiamo per il mantenimento dei posti di lavoro nella nostra provincia che è già di suo martoriata. Luca Gazzabin, FIM CISL Padova e Rovigo. Oggi siamo qua a manifestare perché il nostro settore, che è la parte industriale più importante del paese, ha già segnali di crisi. Se vogliamo collegarci alla transizione ecologica, noi dobbiamo avere strumenti che riqualifichino i lavoratori e che ci diano del tempo, cioè ammortizzatori sociali adatti e formazione per riqualificare i lavoratori. Qui a Rovigo abbiamo già dei posti di lavoro che hanno dati negativi, nel senso che ci sono le espulsioni dei somministrati dalle fabbriche e abbiamo già dati di cassa integrazione che arrivano a 6 mesi già usufruiti su aziende che sono proprio legate a questo settore della transizione ecologica. Scarpa Lois, segretario provinciale della FIOM di Padova e di Rovigo. Noi oggi siamo fortemente preoccupati per quanto sta accadendo all'industria, perché senza industria non c'è produzione di ricchezza per tutto il paese. In questo momento, in particolar modo qui a Rovigo, non possiamo perdere neanche un occupato e i lavoratori in somministrazione vanno tutelati come tutti gli altri lavoratori. In particolar modo abbiamo la vicenda della SIT che grida vendetta, la multinazionale delle valvole del gas dovrà decidere cosa voler fare e come dover produrre qui a Rovigo, e in questo momento abbiamo gli stabilimenti in cassa integrazione.